sociali distinte hanno una esistenza o hanno un'esperienza? No, questa è un'altra cosa. Le idee sono chiare e distinte come figure dell'intelletto, evidentemente, e in quanto tali hanno la loro totale realtà come idee, ovviamente. E quella è la loro natura, anche il pensiero è assolutamente esistente, ma come pensiero. Cioè, il pensiero, come abbiamo visto, è un attributo della sostanza, un attributo di Dio. Assolutamente, infinitamente, eternamente reale, così come è reale ciò che è colto come parte dell'essenza di Dio, perché il pensiero, essendo un attributo, è una figura dell'essenza di Dio e quindi è ciò che noi percepiamo con l'intelletto. Dopo si dice Dio non ha volontà né intelletto, e allora l'intelletto nostro, certo, non possiamo attribuire a Dio né la volontà né l'intelletto, ma la volontà e l'intelletto che noi sperimentiamo fa parte a sua volta della sostanza, essendone un effetto. Cioè potremmo dire, ma qui stiamo in qualche modo semplificando, che il nostro intelletto nella sua manifestazione più elevata giunge sino al superamento dell'intelletto nella immediata evidenza di ciò che è Dio. E non a caso esistono delle derive mnemistiche molto interessanti a ridosso di Spinoza. Penso tutta la sequenza Hemsterreich, pietismo, ad esempio. Ecco. Però la cosa che mi sembra sia interessante e che riguarda anche il tema prima accidentemente toccato della libertà, no? Quale realizzazione massima della libertà se non rendersi conto con idee chiare e distinte della realtà? Che come capite non vuol dire rassegnarsi alle cose come sono, perché le cose come sono non sono la realtà. La realtà non sono le cose come stanno. Anzi, il vero problema di Spinoza è evitare che si pensi che la realtà siano le cose come già stanno. E l'idea che il meglio che può capitare all'uomo sia di adattarsi e di capire che non possono essere che così. Guardate che, come possiamo dire, è un problema, eh? Da un certo punto di vista tutta il vertice della grande tragedia classica francese, penso a Racine, sta nel fatto che la tragedia consiste nel fatto che alcune persone si accorgono attraverso una vicenda che tutto era già deciso prima. Questo sostanzialmente. È la grande ragione barocca, no? Che è la ragione dell'epoca di Spinoza, no? Se ci pensate, il barocco è una grande macchina di disciplinamento. Pensate alla Vita e sogno di Calderon della Barca, no? Tutti noi siamo addormentati, la nostra vita è solo un sogno, siamo come a teatro, la vera vita sarà quella dopo, quindi ciascuno faccia rigorosamente la sua parte. La vita è solo un sogno, ma nel sogno abbiamo una parte, dobbiamo eseguirla con assoluta disciplina e scrupolo, a cominciare dai re. E qui no, qui non ci sta dicendo. Stiamo dicendo una cosa simile completamente diversa. Potremmo dire adesso quasi off record che nessuno pensi di essere libero da solo, perché si può essere liberi soltanto nel momento in cui ci si approssima massimamente alla realtà nel suo concreto prodursi. Ma anche contemporaneamente che nulla è già scritto, dove il già scritto sia il già scritto da una volontà divina. Quindi se qualcuno dicesse che bisogna ad esempio seguire una determinata legge, che questo è il volere di Dio, Spinoza avrebbe delle carte da proporre a chi volesse opporsi. Ed è ovvio che non c'è nessuna disponibilità ad accettare che Dio faccia il garante di una determinata struttura di potere.
Ci sono. Sì. Prego. L'ultima informazione. Se vuoi. L'ultima informazione che abbiamo fatto sul fatto che un'essenza non implica, non implica l'esistenza. Sì. Volevo sapere se, cioè, è una sorta di implicazione logica che ne deduce necessariamente, per cui dobbiamo dirla, oppure per Spinoza c'è, può veramente, ci sono delle essenze che ci sono, non conosciamo ancora, o magari abbiamo perduto della, non riusciamo a accorgersi della propria loro esistenza. Cioè, guarda, la proposizione che avevamo letto, l'ultima è la 24. L'essenza delle cose prodotte da Dio non implica l'esistenza. Allora, Dio produce le cose, l'intelletto attraverso l'essenza capisce. Ma qui dice Spinoza, Dio indubbiamente per sé, l'essenza di Dio implica la sua esistenza. Ma le cose di cui Dio è causa non sono, non sono dotate di una essenza, ciò che l'intelletto ne capisce, da cui consegua necessariamente l'esistenza. Dio tutto ciò che produce lo fa, cioè tutto ciò che produce lo produce. Dal punto di vista però dell'intelletto, noi possiamo conoscere l'essenza di una cosa senza poter garantire la sua esistenza. Cioè l'essenza di quella cosa, essendo una cosa prodotta, una modificazione, non soltanto una modificazione, essendo qualcosa che accade appunto in altro, non ha di per sé. Torniamo al fatto che alla fine l'essenza è una. No, beh, certo, l'essenza è l'essenza. No, voglio un attimo, perché l'essenza, certo, è una, se vediamo il fatto che esiste una sola sostanza. Però è anche vero che l'essenza è una modalità dell'intelletto, quindi si può dire l'essenza di una determinata cosa, cioè ciò che l'intelletto ne coglie in maniera compiuta, cioè tutto ciò che l'intelletto ne può cogliere. Ad esempio il pensiero, l'intelletto coglie l'essenza del pensiero, la coglie come un aspetto dell'essenza di Dio, e lì si ferma, perché questo può fare l'intelletto, cogliere un'essenza. Tant'è vero che tutto l'ambaradan che stiamo facendo si poggia sul fatto che all'inizio si dice che nel caso della sostanza l'essenza implica l'esistenza. Noi cosa sappiamo dell'esistenza di Dio? Solo che la sostanza, che l'idea, che l'essenza di sostanza implica l'esistenza. Questo sappiamo. Perché noi abbiamo l'intelletto, ovviamente. O abbiamo anche l'immaginazione, ma per Spinoza immaginarsi Dio è uno stare al di sotto. C'è, ben inteso, ma lo vedrete con altri, la possibilità che l'immaginazio dia lo stesso risultato della conoscenza per idee che ha resistito. Come possiamo dire? Per caso. Cioè io posso immaginarmi una cosa e immaginarla esattamente come la potrei conoscere se ne avessi un'idea che ha resistito. Ma come possiamo dire? In questo caso c'è un'immaginazione che si sovrappone all'idea chiara e distinta, ma non ha di per sé la forza di produrre la chiarezza e la distinzione dell'idea. Prego. E parlavamo prima di un Dio che non ha l'intelligenza, che non ha la volontà. Intelletto. Intelletto. Sì. Allora, io dico, la volontà dell'uomo che prega Dio ha senso in un Dio che... Certo, certo, nel momento in cui si è il rivolgersi, come possiamo dire, a qualcosa che sia un'altra persona, no. Certo che questo adesso però è un problema, sulla preghiera di Spinoza ci sarebbe da dire poco e tanto. E... Dunque, io... l'uomo può... Dunque, una cosa è la preghiera come richiesta, una cosa è la preghiera come direzionamento della mente, dell'anima, e sotto questo profilo indubbiamente ha un suo peso,
Questa poi è un'idea che hanno molto recentemente alcuni medici che si occupano di una serie di questioni anche importanti. Alla domanda qual è la forma più efficace di cura tra quelle trovate, la risposta è la preghiera. Non era una battuta, nel senso che Malebranche, che diceva, è una cosa che piaceva tanto a Benjamin, a Zella, quindi è una cosa che mi torna sempre cara, no? Che l'attenzione e la preghiera spontanea dell'altro. Cos'è l'attenzione? È una determinata impostazione della mente e anche del sentimento in un certo senso. Dice, questa è già una preghiera. Potrebbe essere un'affermazione che potrebbe non stonare Spinoza, no? Io allora non prego un Signor Dio che mi faccia vincere il Totocalcio. Però in un certo senso tento di muovermi in direzione di ciò che Dio è, intesa come suprema realtà in cui mi trovo, cercando in questo modo di essere all'interno di questa realtà in un modo più ricco, più riuscito, perché proprio perché nell'eternità tutto è contemporaneo, ma tutto accade, nell'eternità io ho anche quella cosa che io vedo nella forma del tempo, il mio raggiungere certi risultati, il mio saper resistere a certe pressioni, il mio affermare parzialmente una mia libertà. E quindi in questo senso io posso in un certo senso pregare, se questo significa, come possiamo dire, orientare un mio sforzo. Sicuramente non può più essere visto come viene visto dalla tradizione, come colui che magari manda. Non può essere visto. Se posso fare un inciso, mi viene un vecchio contributo di Marino Gentile. Si può pregare il futuro immobile, sì. Proprio a proposito di tradizione, insomma, e la risposta era affermativa. Certo. In questo caso si può pregare il motore immobile in senso aristotelico. Marino Gentile, per chi non lo conoscesse, era un docente dell'Università di Padova che è stato per un qualche tempo il riferimento principale della facoltà di filosofia. Attraverso una teoria che era non a caso la teoria della problematicità, per cui il fine della filosofia era la problematizzazione, era uno sviluppo essenzialmente in parte di una tradizione aristotelica, in parte di un attualismo gentiliano nel senso dell'altro gentile, perché questo gentile era in realtà un Gentilich con il cognome slavo italianizzato in sostanza, ecco. E molti dei docenti che forse avete conosciuto sono stati suoi allievi. Per alleggerire, ricordo che era solito imporre, diciamo, come materiale d'esame una sua breve raccolta di conferenze che è intitolata Come si pone il problema metafisico. Un giorno a una studentessa gli si sedette davanti per un esame e lui gli disse: signorina, mi dia il libretto. E lei tirò fuori Come si pone il pensiero e glielo mise sul tavolo. Era per antonomasia il libretto. Insomma, scusate, vecchi ricordi di un vecchio. Va bene? Grazie. Grazie. Vedo anche un'altra, sai, Fabrizio di Gentile, quando una volta, mentre avevo una retorica di una certa ricchezza, dicevo, e sviluppando il ragionamento, dicevo, e a questo punto, vi farei un ulteriore problema.